Le segnalazioni di alcuni cittadini e negozianti ci hanno portato a Pesaro stamattina, in via San Francesco, uno dei principali accessi al centro storico cittadino, dove è presente da circa un mese un cantiere che percorre tutta la via, fino a Piazza del Popolo. I lavori di riqualifica della via, iniziati a marzo, sembrano fermi da qualche giorno, suscitando la curiosità dei commercianti in primo luogo, che, pur comprendendo molto bene le ragioni e le necessità degli interventi, non vedono l'ora che le loro vetrine tornino ad essere ammirate da pesaresi e non. Così, cercando una risposta nell'attesa della fine dei lavori, prevista per giugno, abbiamo cercato di fare il punto con l'assessore ai lavori pubblici del comune. I commercianti ora sono un po' preoccupati perché qualche giorno che la ditta non lavora, noi la incontreremo domani mattina alle 10, nelle settimane precedenti hanno lavorato anche a sabato pomeriggio, quindi vogliamo pensare che, siccome una ditta che non è del territorio, di fuori, si è presa qualche giorno in più per le vacanze di Pasqua. Comunque domani alle 10 abbiamo il punto con l'azienda che ha vinto la gara, e questa qui è una gara d'evidenza pubblica, dove non è che si invitano 20 ditte, 30 ditte, le scegliamo noi, sono ditte che presentano la loro manifestazione a partecipare al bando di gara. I lavori comunque per noi, i lavori hanno avuto un inizio e dovranno avere un termine entro il quale poi scatteranno le sanzioni. Il termine per fine lavori è fissato per il 13 giugno, quindi ci auguriamo che il tempo che hanno perso adesso poi lo guadagneranno da qui alle prossime settimane.